Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz e benvenuti in questo primo video del campionato, perché prima ho fatto la Coppa Italia, adesso c'è il campionato Road to Championship, signori. Gioco a partita, la prima partita della Serie A. Ottima partita questa, signori, per mostrare subito i nuovi acquisti, Lloris, Wijnaldum e Royce. Guardiamo la formazione dell'Inter, ve la faccio vedere. Questa qui ve la faccio vedere per la prima volta. Abbiamo Lloris in porta, Campagnaro, Ranocchia e Juanjesus a fare i tre in difesa. E poi ci sono i centrocampisti Wijnaldum, Guarin, Kovacic e Alvarez a sinistra con il tridente, diciamo, chiamiamolo così. Milito centrale, a destra Palacio e a sinistra Royce. Si parte, mi sono scordato di togliere Caressa, ovviamente. Ok, si parte veramente, signore. Prima partita del campionato, Genoa, Inter-Genoa. Forlan, attenzione Forlan. Fermato da Wijnaldum, il tiro di Forlan è stato bloccato dall'intervento corporeo, se vogliamo chiamarlo così, intanto mi pizzica il naso ovviamente, di Wijnaldum. Guarin per Palacio, ancora Palacio, la mette in mezzo per Milito, Milito, mamma mia, subito che occasione per l'Inter, la palla era rimasta lì, Milito l'aveva controllata bene, non avevo visto che arrivava Royce, sennò ci stava tutto a dargli la palla. 3 minuti e subito la prima occasione. Perché mi fischia il naso? Esterno, non interno. 3 minuti e subito l'Inter poteva passare in vantaggio. Rimessa laterale per l'Inter. Perfetto. Alvarez batte questa rimessa per Juan Jesus. In orizzontale, un po' rischioso per Campagnaro. Palacio interviene su Kučka, poi la riperde. Bene, Ranocchia di testa, Guarin. Ottima palla per Marco Royce. Attenzione, Marco Royce. Marco Royce prova il tiro da fuori. Sull'esterno della rete, Perincera. Ottimo avvio di stagione per Marco Royce, che è partito con 5 gol in amichevole contro il Lione e ha esordito ancora meglio con una doppietta in rimonta contro il Siena, ma ancora Palacio per Milito. Milito la mette in mezzo, c'è Royce! Brutto tiro. Una buona azione, ma un bruttissimo tiro di Marco Royce. Tanto si potevano vedere i capelli pixellosi di Forlan. L'Inter attacca, il Genoa si difende bene, ma non troppo. È più l'Inter che sbaglia che il Genoa che si difende, veramente. Però non sapevo cosa dire. Guarin profondo per Kovacic, che sta facendo un ottimo avvio di stagione. Kovacic ce la mette in mezzo per Palacio che si tuffa. Intervento prodigioso del difensore. Campagnaro non interviene bene questa volta. Ci deve essere il ritorno per forza di Guarin, che la dà indietro a Lloris senza rischiare nulla. Rilancio lungo del portiere. Milito di prima per Royce, ma era fuori gioco. L'arbitro fa proseguire. Versalico per Palacio. Vede Milito, attenzione, Marco Royce, ti prego, mettila, mettila. Ma porca troia, Perin, che tiro di merda. Non sapevo che cazzo spingere, non ho spinto bene il quadrato, l'ho spinto malissimo. Ottima ripartenza dell'Inter, però. Ancora Guarin per Milito, ancora Milito, ancora Milito, in area Milito, Perin con il piede, questo è un miracolo, signori. L'Inter meriterebbe il vantaggio adesso. Il fatto che non è veramente la Serie A, ma qui ogni volta che mi tirano, là mi fanno gol, quindi. Eccolo là. Ranocchia perde palla. Juan Jesus fa ancora peggio di lui. Si scontra con Wijnaldum. L'Inter riparte con Milito, che passa filtrante ad Alvarez, ma la palla è veramente troppo lunga. Poi Milito sembra poter recuperare il pallone. Bertolacci meglio di lui. Royce recupera per un attimo il pallone e lancia Alvarez. Ancora troppo lunga la palla per Alvarez. Che, attenzione, Perin, un errore. Il tiro. Attenzione, Kovacic. 1-0 Kovacic. Matteo. Kovacic, signori. Mamma mia, se l'è meritato veramente sia Kovacic che l'Inter. Per un pelo, mamma mia, mamma mia. Ottimo, ottimo avvio di partita, ottimo avvio di campionato dell'Inter. Marco Royce avrebbe potuto fare meglio, ma
prontissimo Kovacic, Matteo Kovacic al 26esimo, porta in vantaggio l'Inter, 1-0 Inter. Al Genoa non ci sta, Marco Reus prende palla a Bertolacci. Wijnaldum gioca indietro per Ranocchia. Ancora Guarin che parte. Ed è Palacio sulla sua verticale. Ah, si allunga troppo il pallone. Qui l'arbitro fischia un fallo inesistente, tra l'altro, però. Wijnaldum. Attenzione, confusione nella difesa dell'Inter. Mette tutto, metto ordine Campagnaro. Poi Milito, bene per Kovacic, che vede Reus, ma il pallone è troppo corto. Interviene il difensore, attenzione, bene, se la cava bene De Maio. Ancora meglio, mamma mia, un fenomeno De Maio. Poi Wijnaldum. Milito su Biondini, Biondini meglio di lui. Kučka parte, ma c'è sempre Guarin che cerca di fermarlo e non è piccolo. Guarin. Per Kovacic, Biondini ancora meglio. Bravo Biondini, sta giocando un'ottima partita, un ottimo primo tempo. Campagnaro l'aveva anticipato ed era fuori gioco, però. Fuori gioco di non so chi possa essere. Non so chi c'è da quella parte. Santana, credo. Ok, Guarin ancora per Palacio. Ottima palla per Milito, un po' troppo alta. Kučka interviene. Il Genoa non ci sta e attacca. Rischio per l'Inter adesso. Ranocchia su Forlan. Ottimo, ottimo intervento di Ranocchia. Poi Forlan strattona, l'arbitro non vede. Ranocchia non è potuto intervenire per andare a recuperare il pallone. Campagnaro. Milito interviene. Attenzione, la ripartenza dell'Inter forse. Sì, c'è. Con Guarin. Ripartenza dell'Inter con Guarin che vede Milito. Che palla per il principe. Ancora il principe. Che vede in mezzo Palacio! È Marco Reus! È Marco Reus! 2-0, signori! Marco Reus! Questa azione, signori, un'azione strepitosa! È show, mamma mia! Credo fosse Palacio, ma in realtà è Marco Reus, sotto le gambe di Perin. Qui il portiere lascia qualcosa a desiderare, Milito, l'aggancio, la corsa. Incredibile, tutto quanto questo giocatore, tutto quanto. 2-0 Inter. Apre le danze Matteo Kovacic e Marco Reus si fa trovare pronto per il 2-0. Tanto recupera di nuovo Kovacic. Ancora Kovacic. Vede Marco Reus in ottima posizione, non è fuori gioco. Ancora Marco Reus, attenzione, Marco Reus prova il tiro da fuori! Il miracolo di Perin! Il miracolo di Perin, Marco Reus tira da ovunque. Ci assomiglia veramente poco Perin. Buono lo stop a seguire di Reus e il tiro. Calcio d'angolo, batte sempre Reus. Attenzione, colpo di testa. La palla ce l'ha Kovacic per Reus. Bellissima idea. Ah, come si fa a far uscire il portiere? Non è uscito. Adesso per io pio gol sicuro. 2 minuti di recupero, intanto Lloris si tuffa sulla sua destra, rilancia velocemente per Milito, un po' troppo lungo forse. Versalico, buono l'aggancio, Biondini, ancora Kovacic che non smette mai di lottare. Milito, Wijnaldum, ottima palla per Palacio, ancora lui da solo, il numero De Maio non molla, rilancia Perin, si chiude qui. Il primo tempo, signori, 2-0 Inter, Matteo Kovacic e Marco Reus, al 26esimo, rispettivamente al 26esimo e al 40esimo. È partito bene il campionato per l'Inter fino adesso. Questi sono gli altri risultati. Ripartiamo con il secondo tempo subito, poi se ci saranno da fare qualche cambio, noi li faremo. Per il momento restiamo anche con questa formazione. Guarin per Palacio, per Wijnaldum. Ottimo acquisto anche Wijnaldum. Alvarez che si trova benissimo alla perfezione con Reus. Reus rientra sul destro. Prova il tiro anticipato da un difensore in scivolata. Poi Milito recupera. Un giovanotto questo Milito. Un giovanotto rinato. Passaggio male, però. Brutto passaggio di Milito per Guarin. Fa
fa uscire Marco Reus. Attenzione, Marco Reus prova il tiro da fuori. Perin si distende la sua sinistra. Un altro ottimo tiro per Marco Reus, che va come di consuetudine a battere il calcio d'angolo. Non ci arriva Juan Jesus. La mette in mezzo Kovacic per Milito. Ancora Juan Jesus che non può tirare perché è scarso. Palacio. Non c'è nessuno a cui darla. Vede poi Reus ancora a destra per il calcio d'angolo di prima. Attenzione, Reus si smarca bene. Poi Palacio prosegue la corsa senza badare assolutamente a Reus. Genoa riattacca, continua ad attaccare. Floro Flores. Ranocchia chiude tutti i buchi, tutti gli spazi. E poi rilancia per Palacio il numero. Mamma mia, che Inter. Buono l'aggancio di Palacio. Ottimo ragazzi, ottimo signore. Questo sbadiglia, non lo so. Entra Fred. Attenzione Fred. Wijnaldum. Il tiro da fuori. Prende Kovacic. Poi Marco Reus recupera. Guarin. Per Palacio. Ha tentato il numero su Antonelli, ma non c'è stato niente da fare. Il Genoa non ci sta e continua il suo attacco. Ma Wijnaldum, signore, un fenomeno, una bestia. Alvarez per Milito, forse un po' troppo lunga. Sì, signore. Tra un po' ci sarà un cambio per l'Inter. Adesso vediamo come posizionarci in campo. Tanto Campagnaro rilancia, evita tutti i rischi. Siamo sul 2-0, ma non è sigillata la partita e bisognerebbe farlo. Infatti l'Inter non molla, con Marco Reus, ancora lui. Juan Jesus recupera un ottimo pallone. Poi è meglio che si torna in difesa. Lloris, facile. Centrale. Per Marco Reus. Guarin lo vede. Si allunga la palla, ancora Milito. Versalico fa un ottimo numero. Poi Wijnaldum recupera un altro pallone d'oro. Palacio deve andare incontro lì. Ma per fortuna che recupera ancora. Attenzione, Marco Reus. Ottima palla per Guarin, che l'ha voluta mettere subito filtrante. Attenzione, ancora Kovacic. Ma non esiste il fallo per noi qui. Cioè, qua è una spinta da dietro netta. Alvarez. Era buona la palla per Reus, ma il difensore ha capito tutto. Vediamo se riusciamo a fare un cambio. Mancano una ventina di minuti. Qua Milito. Cambiamo anche il modulo. Andiamo sulla difesa adesso. Cambiamo tutto quanto. Ok, cambio di modulo. 3-5-2. Proviamo a mettere la palla in fallo laterale, magari, signori. Così. Un 3-5-2, uscirà Milito, stanchissimo, veramente stanco. Per Belfodil, che si piazza al fianco di Palacio, con dietro le punte Reus. E sulla destra entrerà Jonathan, che prende il posto di Kovacic, anche lui veramente stremato. Tanto Reus prova una buona giocata, ma non gli viene. Un pallonetto filtrante per Milito. Ancora Palacio. Inter ci crede, vuole il 3-0. Ancora Kovacic. Palacio! Ottima parata di Perin, uno spunto di Palacio. Attenzione. Un brutto fallo da dietro. Ok, adesso si possono fare i cambi. Un brutto fallo da dietro di Kovacic, l'autore del primo gol dell'Inter. Adesso arriva la serie di cambi, quindi si passa sul 3-5-2, a destra ci va Jonathan con i due centrocampisti davanti alla difesa, che diventano Wijnaldum e Guarin, due animali praticamente. Subito Palacio per Alvarez, che non stoppa bene questo pallone. 10 minuti alla fine della partita più recupero, signori. Belfodil, ancora lui. Si fa distruggere praticamente da Versalico. Wijnaldum recupera un altro pallone d'oro, signori.
Alvarez per Royce. Stanco anche Royce. Sono stanchi tutti. È stato un ottimo avvio di partita di campionato per il momento, quello dell'Inter. Un Genoa che comunque all'inizio si chiudeva bene, attenzione. La mette in mezzo, cos'è successo? Voglio fare un altro cambio che stiamo morendo praticamente tutti quanti. Ok. Tolgo Royce. Tolgo Royce e metto Tider. Poi dopo, vabbè, sta per finire la partita, avrei messo Guarin dietro le punte, però va bene lo stesso, ecco. Un applauso a Marco Reus che ha sigillato, non proprio, però ha messo una buona ipoteca sulla partita. Tanto Ranocchio qui fa la sua solita cagata di fine partita. Attenzione! Lloris, il miracolo! Jonathan! Sì, Johnny! Bravo, Johnny! L'Inter ha rischiato di prendere il gol del 2-1 che avrebbe riaperto la partita, anche perché è facile poi prenderne un altro dopo quando si è così sotto pressione. Palacio ne ha ancora. Jonathan appena entrato, buona palla per Palacio, stanchissimo che recupera un ottimo pallone. Ancora Palacio, a noi falli non ce li fischiano, un minuto di recupero. Taider è fresco per Belfodil. Palacio prova il colpo di tacco e finisce qui. L'Inter vince 2-0, gol di Matteo Kovacic e Marco Reus. Ottimo inizio di campionato per l'Inter, ragazzi. Adesso vi farò vedere la classifica. Ottimo, veramente ottimo inizio per i miei ragazzoni. Ecco qui la classifica, signori. Vediamo un po'. Siamo, beh, ovviamente primi con 3 punti con Lazio, Fiorentina, Parma, Cagliari e Roma, e a seguire tutte le altre, ovviamente siamo alla prima giornata. Bene, signori, spero che questa partita vi sia piaciuta. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi alla pagina Facebook e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.